Nella nostra ultima puntata di pillole di Python di questa serie, prendiamo in esame il dialetto MicroPython per capire in che modo scrivere programmi efficienti per schede microcontrollore e single board computers. MicroPython è un compilatore e runtime Python completo che gira su single board computer. Consente di avere prompt interattivo per eseguire immediatamente i comandi, insieme alla possibilità di lanciare e importare script dal file system integrato. MicroPython si sforza di essere il più compatibile possibile con il normale Python, in modo che se si conosce Python si può già usare MicroPython. Ovviamente, più si impara su MicroPython, più si riesce a risolvere problemi anche su Python. Oltre a implementare una selezione di librerie Python di base, MicroPython include moduli come Machine per l'accesso all'hardware di basso livello. In genere, qualsiasi micro con un processore della potenza di almeno un Cortex M0 è in grado di eseguire programmi scritti in MicroPython. Vediamo alcuni esempi. Lavorare in MicroPython è molto semplice, possiamo utilizzare il nostro classico IDE, scegliere come interprete MicroPython, anziché il Python classico, e nel momento in cui collegheremo il nostro device all'USB, avremo la possibilità di scrivere direttamente sul device anziché sul nostro PC. In questo caso il programma è abbastanza semplice, dalla libreria machine importiamo il modulo pin, definiamo la funzione pin x1 pin out e gestiamo quindi p come un pin in output e poi chiamiamo i moduli high e low per eseguire il nostro blink. Si tratta di un programma abbastanza semplice ma che illustra la potenzialità del nostro MicroPython. Vediamo un altro esempio, qui abbiamo dei numeri interi, numeri big integer, quindi non limitati verso l'alto, addirittura che abbiamo 2 alla 160, numeri al floating point e numeri complessi che si appoggiano alla classica libreria di Python e ci permettono di lavorare in maniera seamless su tutti questi tipi di numeri. Quest'altro esempio importiamo direttamente MicroPython. Possiamo scrivere un programma in assembler. DefAsmAdd è un'addizione che somma i valori nei parametri R0 e R1. R0 e R1 sono i registri, mettiamo il risultato in R0 e lo restituiamo in totale dopo aver chiamato la funzione. Anche in questo caso, lavorare in assembler in MicroPython è abbastanza semplice e diretto. Abbiamo infine un ultimo esempio. Possiamo lavorare direttamente su un sistema operativo che sia su scheda SD, quindi sia su Raspberry sia su Arduino. Stampare la directory, aprire un file utilizzando il path relativo sulla scheda e leggerlo come siamo abituati a farlo attraverso la funzione print, esattamente come abbiamo visto in una delle lezioni scorse. O, ad esempio, con getcpt scegliere la current working directory, cioè la directory corrente. Ovviamente abbiamo anche molte altre librerie disponibili. Sul sito del Raspberry Pi Pico è presente un link che spiega come iniziare a programmare da zero usando il Pico. In sostanza è sufficiente scaricare il file UF2 presente sul sito, collegare il Pico via USB tenendo premuto il pulsante Boot Cell. Il Pico verrà riconosciuto come un drive esterno sul quale potremo copiare il file UF2 scaricato in precedenza. A questo punto il Pico eseguirà il boot e sarà pronto ad essere programmato in MicroPython. Lo stesso metodo è usato dallo Xiao mettendo in corto le due piazzole di reset. Mentre per il Wio Terminal, si studio, occorre eseguire un rapido reset attraverso l'apposito bottone.
MicroPython è scritto in C99 e l'intero core MicroPython è disponibile per uso generale con la licenza MIT. La maggior parte delle librerie e dei moduli di estensione, alcuni dei quali sono di terze parti, sono disponibili anche con licenze MIT o simili. È pertanto possibile utilizzare e adattare liberamente MicroPython per uso personale nell'istruzione e nei prodotti commerciali. E per questa puntata abbiamo terminato. Se il corso è di vostro gradimento, se volete continuare a vedere pillole di Python, potete sottoscrivere il nostro canale su YouTube, cliccare su mi piace e seguire passo passo su tutti i social media. In particolare sul nostro blog tecnico pubblichiamo quotidianamente articoli su Arduino, Raspberry Pi, elettronica e programmazione. Vi diamo appuntamento alla prossima pillola.